Ciao a tutti ragazzi, sono Matt837 e benvenuti in questo secondo episodio di Astronia. Prima di iniziare però volevo dirvi due cose. La prima cosa è un grande ringraziamento perché i video che ho pubblicato nei scorsi giorni hanno avuto un grande risultato, quindi grazie, grazie mille. La seconda cosa è che in questi giorni hanno rilasciato due patch, alcuni bug fixes, ma alla prima occhiata più che bug fixes sono stati un'aggiunta di bug, o meglio ne hanno tolti alcuni, ma ne hanno aumentati pochi, ma ne hanno aumentati. Allora, nello scorso episodio ci siamo arenati qua, tra virgolette. Dovevamo ancora capire il funzionamento basico del gioco. Abbiamo craftato questo pannellino solare, dopodiché siamo andati in miniera grazie a questo buco e abbiamo preso della laterite e varie cose. Allora, innanzitutto, qui abbiamo un faro. Qua prendiamoci di nuovo l'ossigeno che fa sempre bene. Qui abbiamo un segnavento che metteremo sempre qui a fianco, perché questi due slot servono per l'energia o per l'ossigeno. È più comodo secondo me avere il segnavento che il pannellino solare, perché sinceramente anche giù in caverna, se troviamo una fonte di vento anche leggera leggera, abbiamo comunque un po' di energia extra, ecco, tutto qua. Dopodiché dobbiamo prendere un po' di questa cosa qua, che è semplicemente, tanto devo scavare. Prendiamo un po' di composto, se non erro, perché ci serve per fare una cosa che adesso vi farò vedere. Composto? Aspetta che non voglio perderlo a quello punto. Allora, lasciamo l'ossigeno, voilà. Prendiamo un po' di composto. Magari anche scivolato giù. Prima occhiata mi pare di no. Allora, comunque, questo cos'è? Ossigeno. Non so dove sia andato. Allora, continuiamo qui a scavare, vediamo un po' di. Facciamo così. Ci creiamo una superficie decente. Ok, dopodiché appiattiamo un po' qua e saliamo. Caspita, mi manca ossigeno. Aspettate che vado subito a. Se ce la faccio a salire, ok. Andiamo subito a rifornirci. La cosa che vorrei craftare prima di continuare è la podesta. Vuole intanto qua l'ossigeno è inutile perché lo metteremo qua per ora. Anzi, lo mettiamo qui. Volevo prendere appunto della resina, del composto, scusate, e anche della resina. Il composto ci servirà per craftare dei tether. I tether sono delle pralunghe, dei cavi, come volete chiamarli voi, che servono a trasportare energia e ossigeno dalla base. Quindi sono molto utili quando si va in caverna. Intanto in questo momento non ho neanche energia, quindi sostituiamo l'ossigeno con l'energia. Il motivo, un po' di bug ci sono. Niente energia. E dai, caspita. Oh, composto. Ok. Guarda, almeno che abbiamo un composto è positivo. Quindi adesso, per appunto ovviare a questo problema appunto dell'energia e dell'ossigeno, ci andiamo a craftare dei tether. Come craftare dei tether? Semplice, premere Q e cercarli nel menu. I tether sono, guardate che li trovo questi, richiedono appunto un composto. Come detto prima, questi tether servono per trasportare l'energia e l'ossigeno. Come si posizionano? Facile, premendo T, ve lo dice anche il gioco, e vedete che c'è questo tipo cordone che vi fa vedere la distanza. Logico, non potete muoverli troppo, però insomma nemmeno troppo poco,
diciamo che i programmatori vi hanno lasciato il giusto, potete muoverlo il giusto, ecco. Allora cerchiamo di posizionarli qui, tanto loro si aggrappano alla superficie, o meglio alle pareti. Allora lo posizioniamo, vediamo quanto si può andare in là. Perfetto, lo posizioniamo qui, ok. Così abbiamo, come dire, una cintura salvavita. Lo posizioniamo anche qua, qua giù, e così siamo a posto. Buono. Allora, innanzitutto tappiamo un po' questo macello che abbiamo fatto prima scavando, e ci andiamo a scavare al suo posto. Se l'energia finisce, ragazzi, è perché appunto la nostra base non soddisfa tanto le richieste, cioè, o meglio, non riesce a produrre tanta energia. Allora potremmo fare una cosa di questo tipo, dato che non c'è. Allora, ci prendiamo questo faro, no, non voglio premere qua, ci prendiamo questo faro qui e ce lo mettiamo qua per ora. E dopodiché prendiamo la nostra pala eolica e la mettiamo qui. Così in teoria col vento, se un giorno ci sarà un po' di vento, inizieremo a prendere, a produrre dell'energia. Intanto qua rallentiamo perché ho paura che ci schiantiamo brutalmente. Ecco infatti, come ho detto. Allora, ragazzi, scrivete nei commenti se anche voi avete comprato, acquistato questo gioco, e se volete acquistarlo in futuro, magari avete paura che il gioco non verrà più che ne so, aggiornato, oppure non vi piace il gioco, eccetera eccetera. Comunque è positivo dai programmatori, è già 2 giorni, 3 giorni che è uscito e già hanno fatto due aggiornamenti. A me sinceramente il gioco crasha per via di alcuni bug che grazie a un sistema che sinceramente non so neanche io come funziona, comunque li potete inviare, che così anche loro sanno i bug che ha il gioco, così da poterli sistemare e far godere al meglio, insomma, il gioco agli utenti. Allora andiamo giù in profondità, passiamo sempre, ci posizioniamo sempre i nostri theater e decidiamo dove andare. Possiamo andare a destra o a sinistra. Io direi di proseguire da questa parte qua. E vediamo di trovare qualcosa. Intanto mi scuso per i volumi magari del gioco troppo alti, ma vi faccio vedere che se andiamo sulle opzioni audio, se noi modifichiamo ad esempio la musica, si sente comunque, e vedete qua che aumenta, quindi non è per ora non è possibile modificare tanto la musica. Tutto qua. Allora direi di andare da questa parte, dai, che mi sembra che ci siano un po' di risorse giù in fondo. Bisogna stare attenti a questi geyser che ti ammattano appena ti avvicini. Allora posizioniamo sempre i nostri theater. Ok, ho salutato così per sbaglio. Li abbiamo finiti. Allora no problem, ne craftiamo altri. Ok, perfetto. Ok, e decidiamo adesso cosa si suono. Boh. Allora qua, ragazzi, abbiamo trovato una palla, se si può dire, sconosciuta. Il problema è che dobbiamo andare avanti con la base prima di poter ricercare questa cosa come quella lì. Però magari nei prossimi episodi vedremo di proseguire con diciamo la tecnologia, se si può dire, della nostra base. Intanto qua c'è dell'energia e laggiù ci sono dei minerali, quindi veramente veramente ottimo. Ok,
Allora, c'è della malachite che prendiamo subito. Ok. La malachite ho letto sulla wiki che serve per craftare del rame, però bisogna avere la fornace da quello che ho capito. Intanto dobbiamo farci subitissimamente un cavolo di generatore per l'energia e anche una cosa per l'ossigeno, perché veramente tutto qua non capisco perché non... Astroneer, perché non mi vuoi prendere questi materiali? Mamma mia. Niente. Ok, questo me l'ha preso. Questo qui. Vabbè, me l'ha preso anche questo. Allora, tagliamo il foro. Pianiamo un attimo. Ah no, aspetta, c'è anche qua. Però non me lo vuole prendere comunque. Quanta malachite abbiamo? Ne abbiamo una. Minerale di rame. E questo qua minerale di alluminio. Ok, beh, proseguiamo dritto. Tanto noi sappiamo che c'è qua un po' di minerale, quindi andiamo dritto. Io spero di... Tanto l'ho posizionato male. Io spero di trovare delle caverne con tante risorse. Però mi pare che a una prima occhiata... Ah, lì ce n'è altro. Buono, buono. È della laterite ancora. Beh, ragazzi, ci serve per ora la resina, scusate. Quindi è meglio tornare in superficie seguendo il nostro cordone ombelicale, se si può chiamare così. Intanto abbiamo delle rocce, le schiviamo. Questi tether sono veramente utili, appunto, perché non ti perdi dentro nelle caverne. Ti segui... segui praticamente il percorso e dopo arrivi in superficie. Logico che se abbiamo dei bivi dobbiamo stare molto attenti e ricordarci più o meno dove andiamo, insomma, ecco. Intanto che andiamo in superficie, quasi quasi porto questo punto ricerca, se si può chiamare così, che contiene semplicemente del materiale. Quindi, dato che sono molto lento, direi di rivederci direttamente in superficie. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati in superficie, ma sto riscontrando dei problemini per salire. Infatti devo modificare un po' la strada. Dovremmo anche trovare alcune caverne con un'entrata, diciamo, più piacevole. Allora, abbiamo portato in superficie questo elemento sconosciuto e lo posizioniamo qua per ora. Allora, ci serve della resina. Dopodiché potremo craftarci come degli oggetti. Allora, intanto andiamo a cercare questa resina. Ora ci facciamo la scorta d'ossigeno. Ok. E ci prendiamo anche dietro il faro, che non si sa mai, magari troviamo qualcosa. Perfetto. Dopodiché io direi di posizionare qua. Intanto apriamo questo. Posizionare qua un po' di risorse così da evitare di perderle, ecco. E qua non si può, vabbè. Amen. Ora cerchiamo di trovare un po' di questa resina, ecco. Ah, eccolo qui, proprio vicino a casa. Buono. Allora, quasi quasi direi di fare una via sicura con i tether che abbiamo terminato, giusto? Sì, abbiamo terminato. Comunque, vabbè, facciamo così, ci sbrighiamo. E qui c'è anche una caverna, buono. Allora, facciamo così, così non ci dimentichiamo. Posizioniamo il faro, anche se siamo vicini a casa, ma almeno non ci dimentichiamo. Allora, prendiamo tutta questa resina. E direi che possiamo iniziare a ampliare la base. Ecco, siamo a corto di energia, quindi direi proprio di andare qui. Ok. E di posizionare la resina. Ok. Mi sono buggato. Ok, no. Allora,
possiamo craftarci la stampante, la ricerca, il fonditore, spazio veicolo e basta. Allora, vi spiego un attimo e dopo direi di lasciarci qui. La stampante serve appunto per craftare gli oggetti, quella che forse andremo a fare nel prossimo episodio. La ricerca invece è per ricercare i punti a ricerca, appunto, che sono questi, dei container che contengono delle blueprint. Non so se avete giocato a Space Engineer, comunque più o meno è quello il metodo. Dato che abbiamo altra resina, direi di posizionarci qua. Ok. E di mettere la resina qua. Perfetto. Dopodiché posizioniamo altra resina e dopo il gioco è fatto. Allora, stavo dicendo, la ricerca appunto serve per ricercare gli oggetti delle blueprint. Il fonditore è una classica fornace che serve per smeltare la malachite, che appunto, come leggete qua, è minerale di rame, e la laterite, che è minerale d'alluminio, oltre a vari minerali. Ragazzi, sta arrivando una tempesta, quindi è meglio sbrigarci. Lo spazio vincolo invece serve per craftare il camion, la navicella, la astronave, insomma, lo vedremo più avanti. Allora, prima di morire, entriamo nella nostra casetta e direi di salvare. Ok, in questo bruttissimo tempo che è la tempesta, direi di vederci al prossimo episodio. Però prima di concludere, volevo proporvi una sfida. Per cortesia, raggiungiamo i 5 like e pubblicherò il terzo episodio, il mio. Quindi, ciao a tutti!